grazie. C'è qualcuno che vorrebbe istituire dei CIE in questa città, lei che ne pensa di questo tipo di struttura? In questo momento noi stiamo facendo un percorso anche di revisione di quelli che sono gli strumenti, ma anche quelle che sono le norme per poter gestire l'immigrazione. E quindi sui centri di identificazione e di espulsione c'è tutto un ragionamento in atto e credo che sicuramente a breve comunque dal tavolo di lavoro del mio ministero e anche con quella del Ministero degli Interni sicuramente noi cercheremo di far arrivare anche nuove norme per riuscire a capire che gestire l'immigrazione vuol dire guardare non soltanto la lotta contro l'immigrazione clandestina, ma vuol dire guardare anche il 90% dell'immigrazione, che sono immigrazione altamente qualificata, ci sono persone che vengono a lavorare come le collaboratrici domestiche, quindi le badante, ci sono persone che sono studenti, imprenditori, vuol dire guardare tutta questa fascia e rivedere tutte queste norme perché non tutti sono criminali. Ecco, proprio la proposta del CIE era venuta fuori proprio perché a Perugia è molto forte la polemica anche tra i residenti che riguarda la presenza di stranieri e la sicurezza. Lei che cosa pensa? Non so se ha seguito e comunque conosce la realtà di Perugia. La polemica è molto forte. Ma non bisogna confondere immigrazione con delinquenza e criminalità. E quindi è proprio per quello che diceva, bisogna guardare a un altro approccio. Piuttosto io sto guardando che per tanto tempo si è fatta molta confusione, cercando di globalizzare le paure delle persone, cercando di lavorare su quelle paure. Noi avevamo un altro compito e abbiamo un altro compito come istituzione, quella di gestire meglio e accompagnare le paure delle persone, cioè informandole su un corretto fenomeno migratorio, quella di parlare di politiche di accoglienza e legalità, che è diverso. Legalità vuol dire cercare di dare la possibilità anche a una persona di uscire dall'invisibilità, dalla situazione di debolezza e cercare di rafforzare i suoi diritti. Il crimine non ha colore, è chiaro che se ci sono delinquenti, se ci sono crimini commessi da persone, le leggi esistono già e devono essere applicate, indipendentemente dal colore della pelle, quindi è giusto parlare di politiche di accoglienza e legalità. Lei da quando è arrivata è stato oggetto anche di attacchi a livello mediatico, l'ultima è questo filmato che è stato diffuso da un giornale ieri. Lei pensa che questo sia un lato che faccia emergere l'Italia come un paese razzista? Io ho sempre detto e continuo a insistere che l'Italia non è razzista, ma ci sono episodi di razzismo che non devono essere ignorati, a cui bisogna dare anche risposta e bisogna dare delle risposte da un punto di vista istituzionale, che devono essere anche il percorso che sto facendo, che a breve noi siamo partiti con un piano triennale contro il razzismo, un piano istituzionale che da una parte rafforza le leggi contro il razzismo nazionale e internazionale, dall'altra parte un percorso culturale che non richiede giorni, non richiede mesi, ma richiede anche anni. Quindi un percorso culturale che deve cercare di fare formazione, informazione e anche campagne di sensibilizzazione. E lo dobbiamo fare in tutti i settori. Noi abbiamo scelto il settore dell'alloggio, dello sport, il settore del lavoro, il settore della comunicazione, il settore del welfare, ma anche quella della scuola. La scuola come prima palestra per rafforzare la democrazia di un paese, ma anche per partire anche con un concetto di pari opportunità fra i giovani.